Io sono convinto che si debba fare l'albergo, si debba fare un parco a tema. Io sono per esempio dell'idea di un parco a tema. Oggi come oggi, dopo 25 anni dal mio ultimo contratto, che è ancora vigente, perché il contratto che firmai io ha un valore di circa 100 anni, cioè finisce soltanto, è stato firmato nel 97 e finisce nel 2097. Basta leggerlo, trovare le soluzioni e andare avanti. Può essere un parco acquatico. Io dico che è il momento di abbattere il Piemonte, lasciare soltanto l'elemento principale e restaurarlo, perché i costi per il restauro di una struttura del genere non possono essere mai ammortizzati in alcun modo da alcuna società, chiunque possa venire. L'altra butata di quel famoso, della famosa venuta della Mercedes oppure della Porsche messi insieme in delle situazioni particolari fanno parte sempre che non era a quel tempo il primo aprile, forse può darsi che era il giorno di Carnevale in cui ogni scherzo vale, quindi vengono messe insieme tutta una serie di cose. Sono convinto che non si può utilizzare un bene talmente importante per una battaglia elettorale. Avevo deciso di non parlare in campagna elettorale del Piemonte della Misericordia, perché sono anni di cui ne parliamo e non si fa mai niente per questa situazione. Ma ancora oggi l'amministrazione, Vincenzo D'Ambrosi mi ha detto: sai Luigi, sono stato chiamato all'ultimo momento per mettere quella firma sotto al documento che non conosco nemmeno. Mi sembra assurdo come al solito, ma Vincenzo è stato sempre l'anima di questo accordo sotto banco col Piemonte. Noi vediamo a tutti gli effetti che cosa ha prodotto questo accordo. Non aver preso in esame l'accordo che esiste a tutti gli effetti e quindi che impedisce al Piemonte di andare avanti in una qualsiasi tipo di trattativa con qualsiasi gruppo. È l'atto firmato da me con il governatore del Piemonte presso il notaio Arturo. Poi esistono queste convenzioni fatte negli anni, una volta da Giosi Ferrandino, una volta da Arnaldo Ferrandino, che non hanno nessun valore tecnico-giuridico a nessun livello. Non fanno altro che hanno fatto deteriorare la struttura, che è il ricettacolo di immondizia, che è il centro di un mercato abusivo, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia da altri punti di vista, e l'ASL non interviene mai, e sia perché di fatto all'interno di questa struttura, ci sono tante situazioni anomale che voi ben conoscete.